Quando molti dei calabresi arrivavano al nord e venivano a vivere a Buccinasco, avevano in tasca un indirizzo, quello del Lion's Bar. Lion's Bar è un punto di ritrovo storico dei calabresi qui a Buccinasco ed era un po' anche l'ufficio del gruppo Barbaro Papalia. Qui al Lion's Bar nel 1988 ci fu un summit storico di tre grandi famiglie di 'ndrangheta che proprio qui si incontrarono. I Papalia di Platì, i Morabito di Africo, i Pelle di San Luca. Sono Gianni Barbacetto, faccio il giornalista, lavoro al Fatto Quotidiano. Con Davide Milosa ho scritto quest'ultimo libro che si chiama Le mani sulla città. Allora, sono Davide Milosa, sono giornalista professionista del Fatto Quotidiano. Prima del Fatto ho lavorato al Corriere della Sera, da sempre mi occupo di cronaca nera e giudiziaria, in particolare di criminalità organizzata in Lombardia. Questo libro, Le mani sulla città, nasce come progetto nel 2008, proprio nel momento in cui a Milano si torna a parlare di criminalità organizzata, in particolare di 'ndrangheta. Un progetto che è durato quindi più di 2 anni e il titolo dà il senso a tutto il libro, nel senso che il libro non è strutturato cronologicamente, ma vuole dare al lettore il senso dell'infiltrazione dell''ndrangheta in Lombardia, per cui è strutturato, diciamo così, attraverso delle categorie. Si inizia con quella più esplosiva, cioè la politica, poi si racconta l'infiltrazione attraverso l'edilizia, il movimento terra, il traffico di droga, i locali notturni e tutta la partita del riciclaggio e alla fine le infiltrazioni nelle grandi opere, in particolare nel progetto dell'alta velocità e della TAV. In questo momento ci troviamo a Buccinasco, proprio davanti al comune di Buccinasco, che da sempre è definita la Platì 2, nel senso che storicamente Buccinasco è il luogo in cui si sono trasferite le cosche più potenti della Locride, cioè le cosche Barbaro e Papalia. Dal 2008 a oggi abbiamo capito come i rapporti tra l''ndrangheta e l'amministrazione pubblica siano molto forti. In particolare il nostro primo capitolo racconta di come siano stretti i rapporti con la politica, sia locale, sia comunale e anche regionale. Siamo in via Monte Napoleone, è il cuore della Milano affluente, della Milano ricca, della Milano conosciuta da tutto il mondo. Proprio qui, nel cuore di questa Milano, aveva sede la Creiamo, scritta con la K. È una società di Madaffari, Iorio, personaggi che erano in stretto contatto con il gruppo dei Barbaro Papalia. In pratica qui, a 100 passi dal Duomo, aveva sede una società immobiliare che faceva riferimento all''ndrangheta. Esiste un tessuto della nostra imprenditoria che ha interesse a fare affari con le organizzazioni criminali. Vi è un degrado culturale nel quale le organizzazioni criminali si buttano a pesce. Continua a non esserci la folla di imprenditori davanti alla mia porta. Nonostante non si fermino i danneggiamenti, gli atti di intimidazione e gli incendi. Non è solo per paura che gli imprenditori non denunciano. Il procuratore aggiunto di Milano, Ilda Boccassini.